Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, torniamo a parlare di Look Fantastic, ebbene sì, perché dopo aver detto l'altra volta che le box sono belle, sì, ma alcune non sono complete, e poi sinceramente quella da il 2018, se non sbaglio, avrei evitato anche di aprirla, hanno pensato di mandarmi un'edizione limitata che hanno fatto per il mese di luglio 2021, ed effettivamente io non l'ho aperta ancora, non l'ho aperto, sono andato fuori. Effettivamente, guardandola così, dico, è particolare, è carina, è diversa dalle solite box. Vediamo se merita. Dopo di questa, mi hanno dato l'ultimatum, quindi c'è da decidere se fare la collaborazione con le beauty box oppure no. Quindi, vediamo come si comporta questo. Intanto, edizione di luglio. Andiamo ad aprirla, carinissima. Ok, sicuramente le scatole sono tutte riutilizzabili, anche questo è riutilizzabile. Allora, adesso non ci spoileriamo il tutto, ma è carina. Allora, mettiamola qua sotto, no, lo mostro un po' così. Ok. Dunque, andiamo a vedere, parto col primo di sopra così. Allora, questa è Mine Tan Body Skin, idratante con Gradual Glow, illuminazione graduale, Cucumber idratante Face and Body Tan Mist. Idrata o abbronzante? È una crema da spruzzare, idratante, con un graduale glow, dice, però tan, quindi non si capisce se è idratante o ok. Con un zero fake tan smell, ok, è leggermente abbronzante, quindi ci sta, consideriamo che è luglio. Poi andiamo avanti, Elemis Superfood Glow Primer idratante, che non mi piace perché i primer idratanti non mi servono, però è sigillato. E poi Elemis, allora andiamo. Sarà buona, sarà sicuramente buona, ma Elemis è valida come marca, ve l'ho già detto tante volte, è valido come marchio, ma lo trovo costoso quando è pari con altri. Quando, ecco, andiamo avanti con le Grow Gels. Questa volta non è il balsamo doccia di questo marchio, che però è buono, ma Intelligent Hair Care Defense anti-inquinamento spray, come utilizzare nella routine, siero per le vaporizzare sui capelli asciugati con la salvietta ed sto traducendo e mettere in posa come d'abitudine, ok, quindi per anti-inquinamento ci sta sempre. Non ha profumo, adesso l'apriamo di qua. È un profumo un po' forte, ma quasi un profumo maschile, però ci sta, scusate, forse non ve l'ho neanche mostrato. Eccoci qui. E adesso vedo altre cose, ma prima prendiamo questa. Particolare Star Skin VIP, eccola qua, è una maschera 7 secondi, 7 in 1, no 7 secondi forse no, 7 in 1 Miracle Skin, è un pad, questi non li ho mai visti, un pad da mettere sulle dita ed è 7 secondi, sì,
si massaggia per 7 secondi sul viso ed dovrebbe fare miracoli. Massaggia e sfoglia, tonifica, poi ha l'idratante, serum moisturizer, maschera e make-up primer, tutto. Sì. 7 secondi ed è applicare il trucco. Questa è particolare, mai vista, mai, mai vista. Sì, curiosa di provarla. Ecco, questi sono i prodotti che mi piacciono, prodotti che non ho mai visto e che sarei anche incuriosita a provarli, oppure che ci possono piacere. Ecco, in questo caso sì, ci sta. Vedo due prodotti, uno che è spudoratamente un campione. Allora, ed è la masca 2 ml liquid eyeliner OMG. E allora andiamo a provarlo subito. Ah, è chiuso, ma l'illuminante lo apro. Non guardate. Non credo che toglierò questa parte perché ammettetelo, fate così anche voi. Ma è bellissimo. È bellissimo. Wow. Wow, ecco, questi sono i prodotti che dico, oh, finalmente, finalmente, cioè poi pensatelo in estate. Bello, bello, bello. E ultimo, un rossetto di Revlon che andiamo ad aprire. Ok, il colore è Rose wine, anche rosso vino, ed effettivamente, ma è un full size. Andiamo a vedere. Sapete che è bello? Ha un finish cremoso e lucido, però è bello. Ecco, ho là una box che finalmente posso dire mi piace. Adesso andiamo a vedere. Quello che ok, niente di stavo guardando tra le novità che mandava vedevano loro ed è Chate, sia te è un ottimo brand. Allora, questa qui non so come si pronuncia, ma ne parlano bene. Omorovicza va bene. E poi c'è la Look Fantastic per Revolution Limited Edition, che però usciva ad agosto 2021. Buono anche il fatto che ci sia Revolution. Va bene. Allora, questa è una box che a mio avviso mi può piacere. Consideriamo luglio, quindi estate, un rossetto full size. Una maschera per il viso che vi dico è da provare, questa mi incuriosisce. Un illuminante bello, assolutamente. Elemis c'è sempre, ma non mi piace. Questo che mi incuriosisce, anche solo dire mi incuriosisce e lo provo perché mi incuriosisce davvero. E l'ultimo ed è il Defense per i capelli, che comunque ci sta sempre. Ecco. In questo caso, ma cos'è il profumo? Sento un profumo, ma non capisco. In questo caso avrei da dire, è una bella box, sono tutte mini size, certo, tranne il rossetto che è full size. Vedevo questo talmente piccolo, ma ne basta davvero una goccia. Ci sta. E in questo caso mi piace. No, sono sempre più indecisa perché poi non voglio fare una collaborazione in cui ve ne parlo male perché non è corretto né per voi né per loro. Alcune box sono belle, altre sono dei veri flop. Quindi resta il mistero e lo deciderete voi e mi direte voi il finale. Io smetto di parlare perché le luci mi stanno abbandonando e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!